Siamo qua con Angie, mia cugina, che è lei, da Torino, ok? Che anno sei, Angie? Diglielo a loro. 2001. Mazza, eh? Bene, bene. Allora, Angie, come capire se una ragazza si sta innamorando di te? A me verrebbe da dire, si comporta al contrario di quello che, diciamo, di come si comportano quelle che non ti hanno mai cagato e non sono innamorate. Punto. Cioè, banalmente, però tu guardi i comportamenti che hanno avuto quelle che non erano molto prese, guardi come cambia, no? Una ragazza che invece è molto presa. Quali sono, diciamo, i modi che mi fanno capire che una ragazza si è innamorata di me, si sta innamorando? Beh, inizialmente lo noti dagli atteggiamenti. Magari inizialmente è un po' più freddo perché non ti conosce e conoscendoti si interessa a te, quindi ti dà più attenzioni. Noti più che altro se sei in un gruppo con altre ragazze, altre tue amiche, magari si dà più attenzione a te, se inizia a fare più domande a te, per conoscerti meglio. Te ne dico un'altra io. Quando è totalmente disponibile. Quando è totalmente disponibile e... cambia i suoi piani per te, oppure se c'è da scegliere un giorno per vedersi e tu sei disponibile solo un giorno, caso strano, anche lui è disponibile quel giorno. Ok. Io dico sempre che, poi dimmi se sei d'accordo anche tu, cioè una ragazza non fa mai niente per niente. Cioè quando vuole fare un qualcosa, quando gli piaci, quando sei innamorato, proprio taglierebbe via tutto quanto, tutto. Anche gli studi probabilmente, tutto. Anche una giornata di studio, qualunque cosa, pur di uscire con te. Cioè, sì, riesce a trovare del tempo anche dove magari non c'è. Sì, sono d'accordo, sì. Diciamo, riassumerei con ti mette al centro del suo mondo. Quali sono 5 caratteristiche inequivocabili che mi fanno capire che la ragazza è persa per me? Che tu sei persa per qualcuno? Mette da parte tutto per te, amici, amiche. Ok, assolutamente sì, sono super, super d'accordo. Poi, lato sessuale, fa oltre? Fa? Sì, si mostra interessato. Ok, terzo? Io lo so, te lo dico, ti presenta le persone più importanti. È vero. Ci tiene se esci con i suoi amici. Sì, e magari anche i genitori addirittura. Mm-hmm. Inizia a diventare gelosa? Inizia a chiederti più che altro informazioni, magari esco con questa mia amica, ma chi è, cosa fa, come l'hai conosciuta? Sì, sono d'accordo. Cioè, comincia a diventare appunto... interessato a tutto quello che fai a 360 gradi. Sì. Ok. E ultima caratteristica secondo te di una ragazza stra innamorata? Sia dal vivo che in chat, eh? Io ce l'ho. Inizia a farti battute, magari anche un po' a sfondo sessuale. Sì, ci sta. Diciamo che più quello secondo me è un discorso di attrazione fisica. Secondo me è anche un vuole condividere con te la sua quotidianità e le sue cose. Ma soprattutto crea progetti futuri. Sì, quando magari non ti dice semplicemente quello che farà nel weekend, però ti chiede, cioè, oppure parla al plurale anche, a volte. Andremo, figo, potremo. Figo, sì, sicuramente sì. Come si dovrebbe comportare un ragazzo con una ragazza innamorata? Cioè, glielo fai notare che si sta innamorando, glielo dici, cioè, sono innamorato anch'io, te lo dico, sapendo che comunque anche tu credo sia innamorata, come comportarsi quando sto capendo che... Secondo me inizialmente uno non lo dice perché fa talmente tante cose per cui lo dà un po' per scontato che si capisca. Ok. E fino a quando poi magari succede qualcosa tra i due per cui è palese e quindi uno magari ne parla. Sì, sono assolutamente d'accordo. Ragazzi, ero un po' timido oggi, abbiate fede, però sicuramente sono cose giuste. Diciamo che sono tutte quelle situazioni tali per cui pensate alla ragazza e dite cazzo, si sta facendo in quattro per me. Tutti i lati. Lato, diciamo, fisico, lato mentale, lato impegni quotidiani, cioè, vedi che si impegna per te. Secondo me sei veramente sulla strada giusta per farla innamorare. Ragazzi, buonanotte.